forze. Non è forse attraverso la lotta che hai potuto conquistare la libertà? Dovresti essere orgogliosa di mostrare quanto vali. Sono i tuoi sentimenti che ti bloccano e ti impediscono di agire al massimo della potenza. Che stai dicendo? Non ci sono più le catene a tenerti prigioniera. Ti trattiene soltanto una stupida debolezza sentimentale. Non sei che una donnetta. Mukuro ha appena sferrato un attacco di terrificante potenza. Adesso si fa sul serio. Vuole usare il drago nero. La fiamma del drago nero. Sai, è curioso che un reietto della terra dei ghiacci possa disporre di un'energia demoniaca basata sul fuoco. Sì, infatti. È stata la mia maledizione fin dall'inizio, perché ha reso manifesta la mia diversità. Ho usato l'odio che provavo per darmi forza e le mie fiamme per sciogliere il gelo. Parli di odio. Le cose non stanno affatto così. Non mentire a te stesso. Tu non hai mai provato un sentimento del genere. Non è così! Il tuo ardente desiderio era quello di essere accettato e amato nella tua terra! Ammettilo, noi due condividiamo lo stesso destino! Che cosa fa? Questa non è una rissa. Kier cerca di chiudere il combattimento attaccando a mani nude. Kier però è in vantaggio. È stato all'attacco fin dall'inizio dell'incontro. Non esserne tanto sicura. A me pare che sia stato costretto ad attaccare. Che ti prende? Non ti bastano due occhi per centrare il bersaglio? Dovresti usare il tuo Jagan! Il terzo occhio, ricordi? Lo hai chiesto a Shigure! Maledetta! Sai una cosa? Ti è stato concesso perché tu potessi cercare la tua pietra di nascita. Ma deve anche servirti per trovare qualcos'altro di più importante! Coraggio, Yei! Usa il tuo Jagan per trovare te stesso! Coraggio, che aspetti? Cos'è quella lama di luce, lo sapete? Un taglio attraverso lo spazio. Attraverso lo spazio? Sì, da tempo ne avevo sentito parlare. Mukuro taglia la struttura stessa dello spazio. Davvero? E a quale scopo? Nessun materiale saprebbe resistere a un colpo di quella potenza. La mano di Mukuro fende lo spazio e l'oggetto che lo occupa. Attento, Yei. Una volta sezionato, lo spazio rimane aperto.
Qualunque materia entri in contatto con quelle fenditure viene tagliata. Concludiamo questo incontro. Non ho intenzione di combattere contro di te in eterno. E del resto il mio vantaggio non potrebbe che aumentare. Che cosa decidi, Yei? Non hai quasi più spazio. È evidente che non posso evitare i tuoi colpi ancora per molto. A questo punto non ho altra scelta. C'è una mossa terribile! Questa è energia demoniaca dell'elemento fuoco. Sarà felice di scatenarsi nel mondo dei demoni, dove brucerà al massimo del suo potere. Tu sei nato nella terra dei ghiacci, Yei. Da dove ti viene quest'anima di fuoco? Mostramela! Se solo potessi, eviterei di usare questa tecnica per annientarti. Onda fatale del drago nero! A me! Ha intenzione di bloccare il colpo. Ti senti meglio ora, Yei? Tu sei nato nella terra dei ghiacci. La tecnica del drago nero è troppo pericolosa per te. Il tuo corpo non è in grado di sostenere lo sforzo. Yei, io ti ho sconfitto. Va bene, accetto la sconfitta. Per questa volta. Avete sentito tutti le parole di Mukuro? Si aggiudica la vittoria di questo incontro e passa al terzo turno di combattimenti. Un bel applauso! È assurdo, non riesco a crederci. Yei è stato sconfitto. Com'è possibile che il drago nero abbia fallito? Sarà strano per te, ma pare che i due interessati siano soddisfatti, no? Mi spiace, Yei. Entrambi hanno dimostrato un grande valore. Yei,
Ascolta il mio consiglio. Non pensare che ora la tua ragione di vita sia ottenere la rivincita. Sarebbe una cosa molto triste. Lo so, infatti. Non combatterò mai più contro di te. Ormai l'odio che provavi è un sentimento che appartiene al passato. Le catene che hai ai polsi non ti servono più. È ancora troppo presto per dimenticare il nostro passato. Non ci riusciremmo né tu né io. Hai ragione, è così. Combattimento, Yomi mi dimostra la sua superiorità e non c'è modo che io riesca a contrastarlo. Però sto iniziando a divertirmi per davvero. Come si fa a essere così forti? Ah, non temete, non ho intenzione di soccombere. Il mio obiettivo è sempre quello di sconfiggerlo. Nel prossimo episodio, un buon motivo per combattere. E non dimenticate che sono già morto due volte.